questa persona è considerata da un po' di tempo a questa parte il maggior divulgatore, il maggior esperto, viene chiamato a dare opinioni su qualsiasi gioco, anche se è diventato famoso per una serie di giochi in particolare. L'abbiamo beccato a fare una cosa un po' grave, ovvero a dire cose non vere. E non in privato, non in una conversazione, ma in pubblico, anche salendo in cattedra, insomma, dicendo questo suo pensiero, non facendolo passare per un'opinione o per un ragionamento campato in aria, ma per fatti. E io vorrei semplicemente dire che una cosa è inventare cazzate, inventare storielle su storie, spadoni e personaggi di fantasia di un gioco dove nessuno verrà mai a dirti, vedi, non è così. E una cosa è parlare dell'industria dei videogame. Quindi io non dico che dell'industria dei videogame dovrebbero parlare solo grandi esperti di finanza o altro, però, come vi dimostrerò a breve, bastano 5 minuti su Wikipedia per andare ad abbattere dei pregiudizi. E adesso vi farò vedere questa clip brevissima di un minuto. Grande preoccupazione. Ma perché preoccupazione? Perché quando si prende le cose Sony, tutti, ok, oppure se le prende Microsoft, dobbiamo vedere però come. Cioè, No, perché c'è questa però mi ricordo che discriminazione? Faccio io la domanda. Lo Francesco, stesso c'è la discorso stessa quando per preoccupazione per Minecraft. Bungie, identica. Il fatto che Sony non prende quasi mai le cose, ha cominciato adesso. Sony ha preso Blue Point Studios, che ha fatto solo madonne per Sony fino ad ora. Solo lavori eccezionali di altissima qualità. Ovvio che sei contento che acquisisca Blue Point, perché gli permetterà di avere un po' più controllo su quello che potranno fare, più budget in futuro. Allo stesso tempo, Housemarque ha fatto Returnal, quindi ben venga che vada X. Se compri Activision, devi vedere poi come. Il fatto è sempre Rare, che ha fatto Sea of Thieves come buon lavoro da quando esiste in Microsoft, e sono quanti, 20 anni? Che ce l'ha? Cioè, la preoccupazione è lecita in base al pedigree. Sony ha sempre preso strutture first party, interiorizzandole e in qualche modo andandole un po' diciamo, alimentare. La cosa che mi agghiaccia di più è che comunque qui c'è un bel pezzo di importanti YouTuber, content creator, che trattano di videogiochi da anni e nessuno di loro ha detto mica stai dicendo una stronzata. Noi l'abbiamo suddivisa questo minutino in blocchi e adesso io vi dimostrerò come una persona mediamente intelligente che si vuole ritagliare un minuto può rendersi conto di quanto questa persona idolatrata, le cui parole vengono ripetute peggio che se ci fosse l'eco, possono essere smentite. Quindi attenzione a prendere per oro colato quello che dice questa persona. Vogliamo ricominciare, Sharp? Primo Sì, blocco. primo blocco, arrivo. Intanto preparavo la fonte. Vado col primo blocco. Passione, perché quando si prende le cose Sony, tutti, ok, oppure se le prende Microsoft, dobbiamo vedere però come. Cioè, No, perché c'è questa però mi ricordo che è discriminazione? stata Faccio io la fatta. domanda. Lo Francesco, stesso c'è la discorso stessa quando per preoccupazione per Minecraft. Bungie, identica. Il fatto che Sony non prende quasi mai le cose, ha cominciato adesso. Sony ha preso Blue Point Studio. Ok. Primo blocco. Sony non prende mai le cose, ha cominciato adesso. Se il caro Sharp può mandare il contributo visivo. Questo è lo storico di tutte le acquisizioni fatte da Sony dal 4 febbraio 1982 ad oggi. Anzi, ce ne sono anche un paio pending. L'ultima che vedete, 22 settembre, è l'acquisto di una grossa conglomerata indiana di film, musica, televisione, a due studi cinematografici, insomma. La conferma di questo acquisto metterà Sony come secondo procuratore di media dell'India, dietro Disney. Io concentrerei, insomma, partiamo dal 93, il primo acquisto fu quello di Psygnosis, perché Sony aveva un solo studio, che era quello che oggi sono i Santa Monica Studio. Dopodiché c'è stato uno spree negli anni dal 2000 al 2000 2005, diciamo, dove ha acquistato Bend Studio, Naughty Dog, Incognito, Guerrilla, insomma, ha fatto un bel po' di spese fino più o meno all'inizio della generazione PS4, dove ha cominciato a macinare soldi, dove ha avuto molta fortuna, dove non Ovviamente aveva bisogno, dimmi scusa, parliamo di gaming, ovviamente qua di vedete anche gaming. altre cose, eh. E infatti, in tutto questo periodo dove è andata benissimo, Sony ha concentrato i suoi acquisti su altro. E fino all'arrivo di questa generazione. Ok, partiamo al 2019 con l'acquisto di Insomniac Game,
Dopodiché ha acquistato Housemark, Nixis, tutte nello stesso anno, e Firesprite, Bluepoint, Valkyrie, Even Studios, Bungie. Ok? Tutte cose che si è scordato nel giro di 2 anni. E il nostro caro Sabaco invece ha detto no, ne ha presa solo una. Ne ha presa solo una. Non ne ha presa solo una. Assolutamente. Vi faccio anche notare quanto poco spenda, se guardate la colonna a fianco, Sony per il gaming. I veri soldi, a parte questo acquisto da 3,7 milioni, che è il blocco di una holding finanziaria di cui era azionista di maggioranza e che ha deciso di assorbire completamente, eliminando gli altri azionisti, la maggior parte dei soldi Sony la mette nell'acquisto di musica. Ha comprato EMI, ha comprato CBS all'inizio, cioè alla fine dell'88, la Columbia Pictures, Sony BMG, Sony BMG, insomma BMG, la vecchia BMG Ariola, insomma i veri soldi Sony, guardando le cifre, non li mette nel gaming. Del gaming non gli interessa nulla, e questo è il motivo per cui è una società povera, molto povera, che non può investire. Però questo è un altro discorso. Comunque, conti alla mano, negli ultimi 2 anni, ok, non voglio, guarda, ti voglio pure eliminare Insomniac, che comunque è stato un acquisto di peso, la nostra cara Sony ha comprato ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e con Savage Game 8 studi. Quindi, il nostro caro Sabaku ha detto la prima cazzata, ok? Andiamo avanti, Sharp. Né per Sony, fino ad ora, solo lavori eccezionali di altissima qualità. Ovvio che sei contento che acquisisca Bluepoint, perché gli permetterà di avere un po' più controllo su quello che potranno fare, più budget in futuro. Allo stesso tempo, Housemarque ha fatto Returnal, quindi ben venga che vada X. Se compi Activision... Possiamo fermare. Allora, seconda inesattezza. Il problema per cui si parla sempre di Bluepoint e non di Nixis, per esempio, è che Bluepoint ha il suo nome legato a dei titoli importanti, no? Come i remake di Ico, di Shadow of the Colossus, degli Uncharted e di Demon's Souls. Ma se il nostro caro Sabaku, e magari anche voi, cioè abbiamo il link, o lo metto io, di Bluepoint? Del documentario, sì, guardaste questo splendido documentario di qualcuno che fa seriamente divulgazione su YouTube, che è Noclips, purtroppo è solo in inglese. Però insomma, per tutti i termini inglesi che usa nei suoi discorsi, Sabaku dovrebbe conoscerlo a menadito. Se guardasse questo documentario capirebbe che la differenza tra Bluepoint e Nixis è quasi nulla, perché Bluepoint ha un know-how di porting, però ha un know-how tecnico. Lì allo studio si occupano semplicemente di recuperare i vecchi codici, adattarli a un motore moderno, fare degli studi, fare delle ricerche, e tutti i lavori artistici che servono poi a completare eventualmente il videogame vengono dati in outsourcing, e viene detto chiaro chiaro nel documentario, lo dicono quelli di Bluepoint. Quindi Bluepoint non è uno studio che produce giochi, Bluepoint è come Nixis, fa porting, è solo più famosa perché ha il suo nome legato a dei titoli che sono nel cuore dell'utenza PlayStation, anche a ragione perché sono bei titoli. Però il problema è che un divulgatore di videogame dovrebbe sapere di che sta parlando, perché non è la prima volta che questa persona idolatra Bluepoint come la bottega dell'artigiano. Lo fece già una volta, l'ho messo anche in un video, in un commento su Facebook, credo, non ricordo, e lui giustificò questa sua defiance dicendo che era stanco, ma evidentemente la stanchezza gli è passata ancora. Certo, a stare 24 ore su 24 in live, un sangue dalla rapa non ce lo cavi più. Però ti stanchi e poi dici cose non esatte, che va bene per dei ragazzini come noi, ma per un divulgatore pagato e strapagato non va bene, perché poi le persone ripetono quello che dice perché l'ha detto lui, quindi tu non divulghi conoscenza, divulghi ignoranza. Vogliamo andare avanti? Se compri Activision devi vedere poi come... Il fatto è sempre Rare, che ha fatto Sea of Thieves come buon lavoro da quando esiste in Microsoft, e sono quanti, 20 anni? Che ce l'ha? Cioè, la preoccupazione è lecita in base al pedigree. Sony ha sempre preso strutture first party, interiorizzandole e in qualche modo andandole un po' diciamo, alimentare. Vabbè, questa è la solita favoletta dei first party, della coltivazione, insomma, lo sappiamo.
Una sola cosa esatta ha detto, che Rare è in Microsoft da 20 anni, ovvero da quando Microsoft è entrato, l'entrata nel mondo console con la prima Xbox. E se parliamo di pedigree, io lancerei un attimo la pagina di Rare. Vi dico prima sta cosa: Rare ha sviluppato per tanti anni per Nintendo. Nintendo aveva parecchie azioni di Rare, però non l'ha mai voluta comprare tutta. Rare a tutti gli effetti era una second party, cioè era in parte di proprietà di Nintendo e sviluppava quasi solo per Nintendo. E ha sviluppato titoli come Donkey Kong, come Star Fox. E nel momento in cui sia Activision sia Microsoft si mostrarono interessati a acquistare Rare, perché Rare voleva vendere, ci fu addirittura un'asta al rialzo che ovviamente vinse Microsoft perché aveva le tasche più profonde. Da quel momento in poi ha prodotto titoli, se scorriamo la pagina, insomma, come Viva Pignatta, come, non lo so, ne vogliamo sparare una a caso, Kinect Sports, che ancora adesso, se non sono cambiate le cose, ma non credo, dovrebbe aver venduto molto, 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 molto di più di qualsiasi dei giochi del genere in cui il nostro caro Michele è esperto. Quindi dire che non ha fatto niente, e ne voglio nominare un altro che a me è piaciuto tantissimo, non so se a voi è piaciuto, ma di certo non si può dire che non è un gioco iconico, ed è Cameo. Quindi ha fatto Killer Instinct. E poi vorrei anche dire questa cosa, sempre a proposito di pedigree: Rare ha creato Project Spark, che non è stato supportato, non è andato avanti, però faceva né più né meno dell'idolatratissimo Dreams di Media Molecule, che è uscito un anno e mezzo fa, con cui ci hanno fatto due coglioni così, con tutto quello che si poteva fare con Dreams. Qualcuno si è anche sbilanciato un po' definendolo un gran capolavoro di software. E niente, quindi sì, ha fatto Sea of Thieves, che è un gioco che ha un bel po' di anni sul groppone, che è partito da zero, che ancora adesso ha milioni di videogiocatori, quindi pedigree sto cazzo. Comunque, come avete visto, questa cosa mi ha sollevato un bel po' di indignazione, ma non tanto perché voglio stare lì a fare il nazi, no? E a puntare le cose, questo è sbagliato, quello è sbagliato, ma a parte che questo è il suo mestiere, viene pagato per fare questo. E si presuppone che se tu non sei pagato per dire le cose come stanno, ma dare una visione delle cose come stanno, se la tua visione delle cose come stanno, sei disonesto, che significa che non sei veramente preparato, spari cose a caso. E ripeto, finché parli del sasso e dello spadone, di chi è il figlio di chi, non è verificabile, puoi dire un po' quello che cazzo ti pare, ma quando parli di cose, di dati di fatto, ti devi un attimino informare o stare zitto. Per il resto è l'atteggiamento mi ha veramente fatto infuriare, e mi ha fatto infuriare che nessuno abbia detto: aspetta un attimo, Sabba, che stai sbagliando. Evidentemente per contratto non si può dire altra voce che Sabaku. Vai. Va bene ragazzi, io ho concluso, questo è quanto. Mi aspetterò, prenderò queste cose, le taglierò, le monterò, ne farò un video da mettere su YouTube, e aspetterò la merda che mi arriva dai fanatici religiosi di Sabaku no Maiko.